Mister Zanardini, oggi il Pontelungo ha vinto 3-1 qui a Carcere, quinta vittoria consecutiva e vetta della classifica conquistata. Che voto dà la prestazione dei suoi ragazzi? Il voto è altissimo perché abbiamo fatto un primo tempo strepitoso contro una squadra forte. Qui è difficile fare risultato, è difficile per l'ambiente, è difficile per la qualità che loro hanno, però noi abbiamo fatto quello che dovevamo, quello che avevamo preparato, quello che ci eravamo proposti e poi il secondo tempo abbiamo cercato di gestirla e peccato alla fine per l'espulsione. Che cosa è successo in quel Ma frangente? sì, sono quelle cose che capitano, che però se si ragiona un attimo invece che tirare fuori subito il rosso da tutte e due le parti, si evita ai giocatori di prendere delle giornate di squalifica e niente, un giallo bastava per tutte e due. Nel senso, non è successo praticamente niente, dai, sono scaramucci che al 90esimo succedono e chi dirige la partita dovrebbe avere un pochino di savoir-faire, chiamiamolo così, dai. Dopo le due sconfitte iniziali, ritrovarsi al primo posto dopo 7 gare giocate è un ottimo risultato, ve lo aspettavate? Noi siamo la buona squadra, come tante altre, giochiamo partita per partita. Le prime due sono state due situazioni totalmente diverse. La prima ad Andorra in 10 per 70 minuti, la seconda col millesimo nettamente meritato di perdere. Poi ci siamo ricompattati, abbiamo ritrovato il nostro spirito, la nostra qualità e andiamo avanti, dai, vediamo dove ci porta il nostro entusiasmo, la qualità l'abbiamo. Mi Quindi raccomando, vogliamo Pontelungo. renderla dura a tutti, ma per primi a noi stessi. Vogliamo sempre proporci e sempre cercare di dare il meglio e di arrivare il più distante possibile. Da quali squadre si deve guardare questo Pontelungo? Oh, ma la Carcarese, il Socer, l'Aurora, lo Speranza sta facendo, non so cosa ha fatto oggi, ma sta facendo benissimo. È un campionato equilibrato, l'Andorra stessa, quindi. Oh, qui sono 14 squadre che ogni domenica è dura, perché anche domenica, l'ultima domenica col Quigliano abbiamo vinto al 90esimo e non c'è una partita facile, quindi dobbiamo guardarci e fare il nostro e poi vedere dove ci porta. Grazie mille. Grazie a voi.